Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Oggi è martedì ed è un gran piacere ritrovare anche quest'anno Lorenzo Castellani, docente alla LUISS, Scienze Politiche, che è già in collegamento. Buongiorno e buon anno, caro Lorenzo, come stai? Buongiorno Daniele, tutto bene? Buon anno a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, è una giornata, inutile girarci intorno, segnata dalle crisi internazionali, per un verso quella Iran-Iraq-Stati Uniti, per altro verso quella più vicina a noi, Libia. Nel primo caso non fa un gran figurone l'Unione Europea, nel secondo caso non fanno un gran figurone né l'Unione Europea né l'Italia e naturalmente i titoli d'apertura risentono di questo doppio fuoco. La verità, la crisi in Medio Oriente è quella del governo. Giuseppe schiera le truppe, l'Europa lo lascia solo. Vedremo poi come Maurizio Belpietro spiega la situazione. Corriere della Sera. L'avanzata di Haftar su Sirte, Libia, blitz delle forze anti-Sarraj, contrasti Roma-Parigi, Di Maio dice dialogo. E Di Maio lo troviamo sul Fatto, che apre su se stesso, nel senso che c'è un'intervista al ministro degli esteri, ora spingiamo Sarraj e Haftar a incontrarsi. E poi lo stesso tema si ripete a pagina 2 con un titolo che sembra tratto da una candidata, dalle dichiarazioni di una candidata a Miss Italia. Cerchiamo la pace, anche USA e Russia si devono parlare. Così il Fatto a pagina 1 e pagina 2. Il giornale ci riporta alla politica interna, incivili al governo, calpestato ogni diritto, processo politico ad autostrade, barbarie sulla prescrizione. E poi ancora Repubblica, che anche qui titola su se stessa, nel senso che fa un'intervista al commissario europeo Gentiloni, Europa svegliati, il commissario all'economia, la crisi Trump-Iran dimostra che l'UE deve fare passi in avanti, così Gentiloni. E infine La Stampa, che ci riporta al primo corno della crisi, quello iracheno, i soldati italiani via da Baghdad. Lorenzo, prima di cominciare a leggere non posso non chiederti chi stia peggio tra l'Unione Europea e l'Italia, diversamente impotenti, ma mi pare entrambe con problemi, no? Di incidere in due teatri su cui non riescono a toccare palla, mi pare. Sì, guarda, l'Italia purtroppo per questioni di debolezza interna non riesce ad avere da parecchio tempo una politica estera efficace e soprattutto noi non siamo riusciti né a sbrogliare la situazione libica né ad avere un'azione più incisiva anche dal punto di vista militare, nonostante la presenza dei nostri militari. Sull'Europa, a cui diciamo, ci si è molto appellati soprattutto per la maggioranza che compone questo governo, c'è poco da fare, nel senso che quando si invocano interventi europei, diciamo, si coltiva una pia illusione. Qui parliamo di interessi anche nazionali contrapposti tra l'Italia e la Francia, in particolare nel caso libico, ma anche con posizioni diverse nei rapporti internazionali tra i vari paesi europei. Tutto questo ci dà un quadro ovviamente di grande debolezza, a cui si aggiunge l'inettitudine dell'attuale ministro degli esteri e chiaramente più in generale della debolezza di un governo nato a livello parlamentare, sempre più sfibrato, sempre più diviso in corpuscoli. Quindi, in una situazione del genere, è molto difficile avere un'azione di politica estera energica, quindi mi sembra che insomma l'Italia sia destinata all'impotenza almeno nei prossimi mesi. Allora, e vediamo all'interno di questa cornice disegnata da Lorenzo Castellani qual è l'offerta informativa della verità su questo argomento. Evocavamo l'editoriale di Belpietro che parte dall'intervista di ieri di Giuseppe Conte a Repubblica, che aveva un titolo molto assertivo, l'Italia, i suoi soldati, eccetera, ma poi Belpietro è andato a leggere, come abbiamo fatto ieri, le risposte all'interno e lì, ahimè, grandi contenuti non c'erano. Scrive Belpietro, ma il Conte battagliero si fermava ai titoli perché poi bastava leggere le risposte all'intervista per rendersi conto di aver davanti un presidente del Consiglio dialogante, deciso a partire per la guerra, ma solo a parole, evitando di schierarsi con dichiarazioni impegnative. Presidente, gli chiedeva il giornalista, perché sulla crisi Iran-USA è stato silente? Risposta: la cautela è d'obbligo.
Bisogna richiamare tutti a moderazione e responsabilità, pur nella comprensione, evitare un'escalation, serve tutta la nostra attenzione, eccetera, eccetera. Ma lei è d'accordo con la pratica dell'omicidio mirato? Lo interpellava il cronista. Risposta: stiamo parlando di vicende delicate e complesse. E insomma, bel Pietro, a buon gioco a maramaldeggiare sarcasticamente su tutto questo campionario di non risposte. Nella metà inferiore della pagina, Claudio Antonelli evoca proprio il tema che Lorenzo Castellani poneva: i 300 soldati italiani a Misurata in Libia. Sì, ok, dediti a ospedali militari più che a una missione guerreggiata, ma rischiano di trovarsi in mezzo tra Haftar e, per altro verso, i turchi. Un pezzo di chi vi parla sul fatto che è naufragata la missione che Di Maio aveva prospettato con il capo della diplomazia UE Borrell e gli altri ministri europei in Libia, niente da fare, e un pezzo di Stefano Graziosi sul fatto che sull'altro versante ci sia stata una dichiarazione congiunta pro Trump, sia pure con delle sfumature, dei caveat di Boris Johnson, Macron e Merkel, e poi solo a cose fatte la Merkel ha chiamato Conte, mentre Gabriele Carrère parla degli impressionanti funerali di Soleimani. Se Lorenzo è d'accordo, andiamo al versante proprio libico della vicenda e qui ci fa capire tutto, che non è stata una giornata gloriosa per l'Italia. La pagina 9 del Corriere della Sera, la metà inferiore della pagina, pezzo di Marco Galluzzo e Fiorenza Serzanini, rallenta la missione in Libia, qui il titolo è eufemistico, non è che rallenta, non c'è più. Correttamente, l'incipit dell'articolo lo scrive: Giuseppe Conte sta programmando un tour diplomatico nei paesi del Golfo e forse anche in Turchia, Tunisia ed Egitto. Quanto al ministro degli esteri Di Maio, che avrebbe dovuto condurre una missione europea oggi in Libia, sta invece riprogrammando la sua agenda. Sta riprogrammando. E voi capite bene che quando uno sta riprogrammando l'agenda, vuol dire che la missione che doveva avvenire oggi non è avvenuta. E volete la conferma? Metà superiore della pagina, foto di Di Maio a cena con il successore di Federica Mogherini, lo spagnolo Borrell, in un ristorante romano sull'Appia Antica. E voi capite bene che se uno sta al ristorante sull'Appia Antica non sta a Tripoli, questo è abbastanza pacifico. Lorenzo, scusa la domanda rozza, ma starà a te, diciamo, invece dare una risposta tutt'altro che rozza. Ma come si poteva pensare che i ministri europei, ciascuno dei quali è portatore di suoi interessi, tu evocavi la Francia, eccetera, si facessero guidare e rappresentare in Libia dall'Italia e da Di Maio, peraltro in una missione così costruita dalla sera alla mattina e che infatti dalla sera alla mattina è stata smontata? Poi figurati se i francesi, diplomaticamente più abili e con maggior peso in Europa, potevano lasciare all'Italia un ministro come Di Maio, cioè quello che, non dimentichiamo, agli occhi anche del governo francese solidarizzava con i gilet gialli, l'iniziativa in Libia. Ma questo ci riporta però a una considerazione, secondo me, più generale sul governo. Non so se si ricordano i nostri ascoltatori, ma ai tempi del governo Lega 5 Stelle, gran parte della stampa mainstream e del Partito Democratico, all'epoca l'opposizione, dicevano che con questo governo populista, quello appunto pentastellato leghista, l'Italia era isolata, era in una posizione marginale rispetto all'Europa e rispetto al resto del mondo. Mi sembra che, nonostante Gentiloni in Europa, nonostante il ritorno del PD al governo, nonostante il PD sia riuscito a mandare Di Maio al Ministero degli Esteri, l'isolamento dell'Italia rispetto all'Europa non sia migliorato granché. Mi sembra che siamo l'ultima delle grandi nazioni, come sempre, ad essere informata e consultata. E anche in politica estera considerata, nonostante questo governo spacciato come salvezza nazionale dai populisti, il fanalino di coda, diciamo, no? Quello meno affidabile, a cui non poter dare nemmeno le chiavi della missione. Quindi è anche interessante vedere, diciamo, i riflessi dell'opinione pubblica, della stampa, no? Come ci hanno raccontato quando era nato questo governo, che insomma sarebbe cambiato tutto a livello di rapporti internazionali, a livello di politica estera. Mi sembra che la musica sia sempre la stessa, se non forse peggiorata e aggravata
da un Conte ancora meno capace di decidere, da un'assenza totale di leader nella maggioranza e da un Di Maio promosso al Ministero degli Esteri. E allora, arriviamo proprio a Di Maio, nel senso che finora l'abbiamo evocato, ora sentiamone la viva voce. Questa mattina è il Fatto Quotidiano che lo sente, è una grande intervista che fa l'apertura della prima pagina, poi si distende a pagina 2, pagina 3. La logica è evidente, insomma, il Fatto Quotidiano, giornale non lontano dai grillini, che dice, beh, insomma, diamo la parola al Ministro degli Esteri, mostriamo che il Ministro c'è, è in partita. C'è perfino da sentirsi a disagio nel commentare l'evidente inadeguatezza delle risposte di Di Maio. Abbiamo evocato il titolo, cerchiamo la pace, USA, Russia si devono parlare. Lo sente Luca De Carolis, che non può non chiedergli della missione abortita, però la missione non è potuta andare in Libia, non vi volevano. E Di Maio, la situazione sul piano della sicurezza è difficile, ma la missione è in corso, si lavora a un incontro con le due parti. Se non sarà possibile in Libia, lo terremo altrove. Qui già immaginatevi Serraj e Haftar che nel pieno di una guerra guerreggiata vanno da un'altra parte per incontrare Di Maio. Altra domanda, anche in Italia ne discuteremo. Di certo è stato scellerato bombardare la Libia nel 2011. Vabbè, sì, stiamo parlando di 9 anni fa. De Carolis poi gli domanda della infelice foto in aeroporto in vacanza. Gli chiede, serve anche la presenza? Lei è stato criticato per essere rientrato la sera del 3 gennaio da Madrid. Risposta: sono tornato la mattina con un volo di linea senza prendere aerei di Stato e dalle 8, appena scoppiata l'emergenza, lavoravo al telefono. Quindi Di Maio ci informa che vola in economy e c'è il telefono acceso. Può mancare la parte su Salvini cattivo? No, infatti, eccolo qua. Ho sentito il segretario di Stato americano Pompeo la settimana scorsa, mi ha confermato il sostegno al processo di pace. Invece l'escalation in Iraq chiaramente ci preoccupa. Noi siamo sempre per la pace. Se al governo ci fosse la Lega ci porterebbe in guerra. E poi l'Italia ha soldati in quel paese. Le dichiarazioni aggressive di certi politici li mettono in pericolo. Ah, Lorenzo Castellani ha scritto un bellissimo libro ormai 2 anni fa, un libro preveggente che si chiama Tecnopopulismo. Lorenzo, qui io non so se siamo nel tecno o nel populismo, però è evidente che a un certo punto, quando i dilettanti arrivano al governo, poi diciamo, la cronaca e la storia si impongono di presentare il conto. È perfino impietoso, dire quanto a Di Maio servirebbe un navigator alla Farnesina, mi pare. No, questa intervista, povero Sì, lui. no, ma diciamo la cosa interessante era che insomma, il partito dei competenti, il PD, si è riuscito a fare peggio della Lega e quindi a mandare Di Maio al Ministero degli Esteri, no? E poi la storia è sempre maligna e quindi tutte le crisi internazionali ora scoppiano con Di Maio al Ministro degli Esteri per mettere in palese evidenza la sua inadeguatezza. Chiaramente in questo c'è appunto un residuo, diciamo, sia tecno, nel senso che appunto abbiamo visto questa Europa che è molto assertiva, molto influente, molto penetrante nelle questioni economiche, amministrative, burocratiche, ma poi dal punto di vista della politica pura, della politica estera, non può e non riesce a elaborare mai una linea comune, a mettere insieme un esercito, a recuperare il gap tecnologico con gli Stati Uniti, e dall'altro lato, appunto, abbiamo visto come diciamo, fare un governo con il populismo vuoto, perché poi il problema è anche questo, mi sembra, non è tanto la definizione nominalistica di populismo in sé, quanto il fatto che i 5 Stelle non abbiano un'idea, come si è visto in questi due governi, ovviamente crea dei problemi, con il problema peraltro un po' evidenziato da Di Maio suo malgrado, che nel caso del governo con la Lega almeno c'era una leadership, quella di Salvini, che forse nel bene e nel male avrebbe indicato una linea, cosa che in questo governo invece non c'è, perché il Partito Democratico è un partito inerme, Renzi non ha cartucce, nel senso che ha fatto una scissione per rimanere al governo con il Partito Democratico e per restare stallato nei sondaggi, e quindi diciamo, questa situazione aggravata poi appunto da Di Maio stesso non mi sembra che sia risolvibile in alcun modo, cioè l'Italia resterà un paese marginale, trattato come il quarto o quinto paese d'Europa e
informato a cose fatte. Non vedo grandi alternative. In Libia si muovono a livello militare delle potenze autocratiche, ma comunque appunto in grado di spiegare la loro forza, come la Russia e la Turchia, e lì il rischio è che si avrà una spartizione tra quei due stati e qualcosa che resterà alla Francia e qualche briciola, speriamo, all'Italia. Questa mi sembra un po' la situazione. È proprio così. E come dire, annotate sull'agenda la giornata di domani, perché a Istanbul ci sarà proprio un incontro e si teme, si ritiene sostanzialmente spartitorio tra Erdogan e Putin. Per chiudere su Di Maio, diciamo, la sua giornata non brillante sui giornali di oggi è completata dal Foglio, che ha un'indiscrezione significativa di politica interna. Vedrete che ci saranno degli echi, probabilmente in mattinata, da parte del Movimento 5 Stelle, verranno delle smentite, delle messe a punto. Sta di fatto che Salvatore Merlo, in modo che sembra documentato, sembra un'indiscrezione fondata, per come la presenta il Foglio, dice Di Maio potrebbe dimettersi non da ministro degli esteri, ma potrebbe valutare di lasciare il ruolo di capo politico dei 5 Stelle. Vedremo che tipo di reazione avranno i 5 Stelle. Lorenzo Castellani aveva ragione un'altra volta a dire: ma sì, ok, c'è Di Maio che ha chiaramente unfit, ma anche i cosiddetti competenti lasciano a desiderare. E oggi ci sono due ex ministri degli esteri che parlano, uno dei quali è stato anche presidente del Consiglio, e sono due interviste per tanti versi sconcertanti. Paolo Gentiloni, attuale commissario economico all'Unione Europea, è sentito da Repubblica, intervista che fa il titolo di prima, poi si distende a pagina 2 e pagina 3, lo sente Alberto D'Argenio, però anche qui, diciamo, è la fiera dell'impotenza e la parola impotenti sta nel titolo. L'Europa diventi protagonista o di fronte alle crisi resteremo impotenti. Il senso di impotenza è trasmesso già dalla prima risposta. L'ambizione della nuova Commissione europea a svolgere un ruolo internazionale è decisiva per evitare di trovarsi di fronte a fatti compiuti, come invece sta avvenendo su Iran e Libia. E capite bene che se uno dei membri della Commissione europea dice ci siamo trovati davanti a un fatto compiuto, non è proprio un'affermazione di protagonismo. E ahimè, questa stessa, diciamo, attitudine a commentare e a constatare quello che accade avviene pure sui dossier che apparterrebbero al commissario economico, i dossier economici. Domanda d'Argenio: sarà possibile scorporare del tutto gli investimenti verdi dal calcolo del deficit con una golden rule, o invece è più probabile che possano rientrare nei criteri con cui Bruxelles concede flessibilità? E voi immaginerete, beh, qui Gentiloni darà una risposta bella, brutta, e invece troveremo le forme più adeguate. Quel che conta è raccogliere anche in campo economico la sfida del Green Deal. La Presidente e il suo vice Timmermans sono stati chiari. E così, Lorenzo, anche qui questa intervista sconcerta un po' sia sui dossier complessivi geopolitici, sia sui dossier che sarebbero nel portafoglio di Gentiloni. Anche qui si sceglie, lo dico constatando, non mi permetto di far battute, ma si sceglie la non risposta, mi pare, no? Sì, ma perché Gentiloni non può rispondere. Gentiloni non ha poteri di contrattazione. Gentiloni è lì perché le cancellerie europee hanno molto spinto perché in Italia si formasse il governo tra il principale partito del vecchio governo e il principale partito dell'opposizione, cioè il PD. Quindi Gentiloni diciamo, è figlio di una manovra di questo tipo, quindi una volta che tu sei messo lì in quel modo, cioè lì a quella carica in quelle condizioni, è ovvio che non sei lì per dettare condizioni, per negoziare, sei lì per subire passivamente quello che viene deciso altrove. Poi altrove, cioè diciamo, nella Commissione europea o nelle cancellerie di Francia, Germania, dei paesi del nord, non è detto che si decida. Mi sembra che in questo senso, diciamo, tutto sommato le risposte di Gentiloni siano oneste, seppure Certo. molto deboli, nel senso che da un lato lui può fare per un poco per quel che dicevamo, dall'altro anche gli altri paesi non mi sembra che abbiano una linea molto chiara. Questa storia del New Deal è stata molto sbandierata, però come sappiamo la linea di politica economica tedesca, nonostante la Germania sia entrata in una fase discendente a livello economico, soprattutto a livello industriale, non ci sono state deviazioni in questo senso, cambi di rotta.
Quindi finché diciamo, resta questa diffidenza reciproca e questa linea politica da parte dei tedeschi, sarà difficile che l'Europa possa cambiare in qualche senso, e questo vale sia per gli eurocritici sia per gli euroentusiasti, nel senso che così l'integrazione europea non procede, ma allo stesso tempo ovviamente non cambia, non deria percorso. Quindi se noi andiamo avanti in una situazione perfettamente bloccata, in cui l'Italia recita il ruolo di paese semicommissariato con parabola discendente. Questo mi sembra un po' il punto, diciamo così. Infatti questo governo lo rappresenta molto bene. Da un lato è molto supino a livello europeo delle poche iniziative e delle retoriche che vengono messe in campo, ma dall'altro lato non è nemmeno capace di esaudire tutti i desideri dell'Europa, le famose È così. riforme strutturali, no? Quelle che magari provò a fare il governo Monti, poi con risultati disastrosi, però questo governo non ha nemmeno quello, cioè non ha nemmeno la missione di riuscire a fare delle riforme molto dure che possano piacere all'Europa. E lì per vivacchiare, diciamo, per limitare dei rischi di cambio di direzione, di colore politico in Italia, ma senza riuscire a poter raggiungere alcun obiettivo sia indicato dall'Europa sia interno. Questa è la situazione, secondo me. È proprio così. C'è un altro politico che oggi ha lasciato la scena politica, fa il magistrato e poi ha tutta un'attività invece di convegnistica, di riflessione geopolitica. Un politico che non è stato come Gentiloni presidente del Consiglio, ma come lui è stato ministro degli esteri e commissario europeo. Sull'altro versante politico, però voi vi aspettereste da un ex esponente del centrodestra una linea atlantista, eccetera. Invece Franco Frattini, intervistato da Amedeo La Mattina sulla Stampa, indica altre, e mi permetto di dire, curiose bussole per l'Italia, Pechino, Teheran e Mosca. Lo sente Amedeo La Mattina. Sul versante russo, diciamo, Frattini non presenta l'idea come propria, ma come un'intenzione di Di Maio. Di Maio vuole dall'UE la completa revisione delle sanzioni a Putin. Ma poi arriva la domanda cruciale di La Mattina: Di Maio ha fatto bene a prendere le distanze da Washington? E qui la risposta un po' sconcertante di Frattini: è una mossa ragionevole se il passo successivo sarà quello che io suggerisco, ridare all'Italia un ruolo di pontiere. Con l'Iran abbiamo un rapporto consolidato da sempre. Senza nulla togliere alla nostra forte amicizia con Israele, dobbiamo avere una posizione autonoma. Vediamo se gli iraniani ci snobberanno e se gli americani diranno che li abbiamo pugnalati alle spalle. Io so che il ministro degli esteri iraniano sta facendo molte telefonate ai paesi occidentali, spero che una la faccia anche a Roma. Insomma, Lorenzo, con grande rispetto, perché poi le cose di politica estera non si tagliano mai con l'accetta, ma è questo il momento per l'Italia di dare un altro segnale di non collegamento con Washington e invece di collegamento con, diciamo, la parte opposta dello scacchiere politico. Mi sembra, francamente, un'operazione molto rischiosa. No, soprattutto strano che venga questo tipo di posizione espressa da Frattini, che lo ricordiamo come un ministro degli esteri piuttosto filoatlantista, a mia memoria, non so se sbaglio. Per cui è strano anche che queste posizioni, diciamo, vengano espresse da destra. Vi dire, a tagliare i punti con Washington c'è già il Partito Democratico. Tutti i critici di Trump, allo stesso modo anche per certi versi forse la delusione recata dallo stesso Conte all'amministrazione americana, cioè indicano un allontanamento dell'Italia dal mondo atlantico, e quindi, come dire, al contrario, chi si trova all'opposizione o comunque non partecipa alla maggioranza dovrebbe cercare forse di cucire una posizione più vicina a quella di Trump, ma per il semplice fatto che le potenze concorrenti, come tu ricordavi, sono delle autocrazie o semi-occidentali, è il caso della Russia, o non occidentali, è il caso dell'Iran, è il caso della Cina. Quindi qui noi ci muoviamo in uno scacchiere che non è solo quello medio orientale, ma è quello globale, di nuova competizione tra
potenze e di rapporti complessi tra religioni e identità molto differenti. In Italia c'è già una parte molto preponderante al governo che è molto scettica nei confronti della politica americana e è molto scettica nei confronti della politica israeliana. E quindi forse chi è all'opposizione dovrebbe riflettere su questo perché, viste delle alternative, non è che siano propriamente confortanti stare con Washington e con Israele, direi che forse è la scelta migliore, almeno questo per quanto riguarda la mia umile opinione. Alla quale mi associo. Per chiudere questa amplissima pagina che ha quasi esaurito la nostra rassegna di politica internazionale, c'è un tema che oggi è esplorato un po' da tutti i giornali, che però ancora naturalmente brancolano nel buio perché chiarezza non può esserci, verrà probabilmente nelle prossime ore dagli Stati Uniti. C'è stato un giallo di un documento USA su un ipotetico ritiro dei militari americani dall'Iraq. Poi il Pentagono ha smentito. C'è stata una dichiarazione di Trump anche di diversa possibile interpretazione. Vi segnaliamo ad esempio il pezzo di Anna Lombardi da New York, pagina 8 di Repubblica. Ma qualunque giornale sceglierete di acquistare, c'è appunto una riflessione dubitativa su tutto questo. Sull'Italia invece c'è abbastanza poco da segnalare oggi. Sul versante grillino, ma ormai è il caso di dire ex grillino, c'è un'intervista su Repubblica, la firma Concita De Gregorio all'ex ministro Fioramonti, che diciamo lancia l'idea di un suo movimento eco qualche cosa e attacca pesantemente i 5 Stelle e la loro gestione interna. Nei 5 Stelle il dissenso non è ammesso, o taci o esci. Ora torno ai temi dell'ambiente. Per gli appassionati della materia, anche qui gran difesa dell'Iran. Poi Fioramonti ci informa che le sue bimbe sono andate alla manifestazione pro Greta e poi le critiche ai 5 Stelle, il preannuncio del gruppo autonomo. Parla anche di contatti con il primo fuoriuscito 5 Stelle, il sindaco Pizzarotti. Fioramonti, pagina 10 e 11 di Repubblica. Sul centrosinistra, il precedente non porta benissimo, lo fece Prodi nelle fasi più confuse della sua maggioranza. Ora Massimiliano Lenzi ci informa sul tempo che sarà Zingaretti a riunire il partito in un convento a Greccio, Dem riuniti nel monastero sperando in San Francesco, ironizza Lenzi. Ancora echi invece dell'intervista fatta ieri da Giuliano Pisapia, già sindaco di Milano, giurista, avvocato e figlio di prestigioso avvocato e garantista che per la verità un po' in ritardo si è svegliato sul tema della prescrizione e l'intervista di ieri è recuperata oggi dal giornale. Luca Fazio, Pisapia smaschera il PD sul governo delle manette, il giurista, eurodeputato Dem, contro lo stop alla prescrizione, parla di scempio e intanto il vertice con i grillini slitta al 9. E questo tema dello slittamento un po' di tutto, del vertice sulla prescrizione, probabilmente del voto della giunta del Senato su Salvini, probabilmente della verifica complessiva di governo, a fronte invece però di quello che non slitta, cioè le esigenze dell'economia, è evocato da Federico Fubini sul Corriere della Sera. Arriva la gelata dell'economia e il governo sa solo rinviare. Ancora sul versante sinistro e ancora sul Corriere della Sera, un'intervista che oggi susciterà un po' di discussione a sinistra, diciamo per i feticisti della materia, il ministro Speranza, lo sente Monica Guerzoni, rivedere il Jobs Act e rimettere l'articolo 18, lo affermi anche il PD. Lorenzo, legittimo avere un'agenda, diciamo, corbinista e del tutto illiberale. Ma il PD può ripartire da qui adottando l'agenda di LeU, articolo 18, no al Jobs Act. Ma c'è spazio per una posizione così sinistra-sinistra? Possono riaggregarsi così? Ma io credo sinceramente di no, perché sono idee fuori dal tempo, quindi sono idee che possono non funzionare dal punto di vista economico, ma probabilmente anche dal punto di vista politico, in un paese in cui ormai, diciamo, anche i lavoratori a tempo indeterminato sono sempre di meno, in cui è sempre maggiore il numero di tempi determinati delle partite IVA, quindi sono stati dei cambiamenti sociali e economici a cui non si possono dare le stesse risposte
risposte che dava il PC negli anni 80. Sì, questa mi sembra evidente, però essendo il PD un partito senza anima, un partito che non ha più un'idea, non funzionando più l'agenda riformista centrista di Renzi, si ricade su questo tipo di politiche economiche. Il problema, io credo, che la sinistra non sia riuscita a capire è che diciamo, ancora una volta viene data un'interpretazione del tutto marxista dei cambiamenti che noi stiamo vivendo, cioè pensano che dando qualche tutela economica in più, un intervento dello Stato qua, un intervento dello Stato là, si metta una pezza alla loro emorragia di voti, che invece è un'emorragia di voti che deriva, credo, da questioni più etiche, da questioni legate a necessità di protezione. Sul piano dell'immigrazione, sul piano della globalizzazione, di anzi appunto liberarsi di vincoli burocratici e fiscali. Purtroppo mi sembra che la sinistra su questo non riesca diciamo, proprio a cogliere questo elemento, anzi mi pare che appunto siano molto preoccupati alle questioni dell'identità, cioè di una destra appunto più identitaria. Ma loro sono completamente dimenticati non solo dell'identità, che forse è un concetto più discutibile, ma anche della comunità, intesa Certo. come comunità vissuta ogni giorno dagli individui in favore, diciamo, di un eccesso di globalismo e di immigrazionismo che invece è vero il loro punto debole. Su questo però mi pare che il PD continui a sbagliare grandemente. Allora, siamo in chiusura. Vi abbiamo offerto, credo, un panorama molto completo e illuminato dagli squarci di luce delle riflessioni di Lorenzo Castellani sui temi più importanti di politica internazionale. Qualcosa, poco, come abbiamo visto, di politica interna. Volevamo farvi grazie, almeno oggi, del Festival di Sanremo, e invece non possiamo perché ancora oggi paginoni sul caso Rula Gebreal. Qui abbiamo due mezze guerre mondiali a spizzichi, ma l'Italia discute di Rula Gebreal. Fantastica Repubblica, pagina 12, la D Rai Salini, in Rai non si censura nessuno e riapre alla Gebreal. Hanno fatto tutto da soli, l'hanno contattata, poi l'hanno scontattata, ora la ricontattano e dicono che alla RAI non c'è censura. Anche il Corriere dice: sì, potrebbe tornare, ma solo se si parla di violenza contro le donne, non parli di altro. A noi pare che la cosa più definitiva e saggia la dica Francesco Borgonovo sulla verità. Ha già vinto il Festival del Piagnisteo. E Borgonovo commenta da par suo l'intervista di ieri della Gebreal che diceva: hanno paura di me, e si paragonava niente meno che alla senatrice Segre. Lorenzo, è un altro spot per la privatizzazione della RAI, mi pare, no? Sì, ma tanto è una privatizzazione impossibile, come è noto, quindi continueremo a parlarne per chissà quanto tempo. Ma sì, non lo so, è tutto un circo, diciamo, anche difficile commentare. Certo, non una bella figura per la RAI comunque, al di là di quello che si pensi sulla Gebreal, Certo. insomma, appunto, essere al centro di polemiche su questo. Veramente, non so, penso che distruggeranno appunto anche Sanremo da questo punto di vista. E allora, L'istruzione che è iniziata l'anno scorso con le polemiche, diciamo, sul finale, la sala dei giornalisti che esulta per come avevano votato, come diciamo, sorta di schiaffo nei confronti di Salvini, insomma, tutto molto deprimente. Ma perché appunto siamo nell'era della politicizzazione di qualsiasi cosa, quindi anche dell'arte, della musica, questi sono i mesti risultati di discussione sulla Gebreal. e allora, chiudiamola così. Volevamo risparmiare al professor Castellani, che è uno scienziato politico, queste bassezze. Però, insomma, non avremo. No, figurati, la politica è anche questo, è tutto materia di riflessione, diciamo che. Ecco, una materia di riflessione sul declino di come vengono gestite le questioni anche dal punto di vista culturale, diciamo così. E allora, non avremo oggi il vertice sulla Libia, però ecco, ci sarà il vertice a Viale Mazzini, quindi immaginate l'amministratore delegato Salì, la direttrice di Rai 1, più Amadeus, direttore artistico, che dice: che dobbiamo fare sulla Gebreal? Ecco, e con il che fare, come dire, applicato non al 17 dell'anno scorso, ma al del secolo scorso, ma
al 20 di questo secolo. Con questo che fare? Chiudiamo la rassegna stampa di oggi, ringraziando chi ci ha seguito, invitando tutti a passare in edicola, che adesso aprono, a prendere la verità, e ringraziando in modo speciale Lorenzo Castellani. Buon anno e grazie. Grazie a voi, alla prossima.